Benvenuti al mio nuovo tutorial. Oggi impariamo la maglia alta e vi farò realizzare questa bellissima presina. Per quanto riguarda il fiore e le foglioline, ho fatto un tutorial a parte che vi lascerò nei commenti. Iniziamo sempre facendo il nostro solito cappietto. E adesso avviamo 11 centimetri di catenelle. Questi 11 centimetri circa, dico circa perché devono corrispondere ad un multiplo di 4. Nel caso del mio filato sono 20 catenelle. In base al filato che voi andate ad utilizzare, se è più sottile o più spesso, vi regolate, fate o 20 o 16 o 24 catenelle oppure 28 catenelle, vi dovete e vi regolate voi, usate il metro e vi regolate. Quindi ho fatto la prima, 2, 3, 4. Come vi ho detto, ogni volta che posate il lavoro tirate l'asola in modo che non si sfila il lavoro. Prendete un metro e misurate 11 centimetri, più o meno questo mi è bene, 11 centimetri, ok? Adesso iniziamo la maglia alta. Come ho detto, per la maglia bassa dobbiamo andare a lavorare queste catenelle di avviamento e vi ripeto, è molto importante che la catenella di base di qualsiasi lavoro sia molto regolare. Se non vi vengono regolari le catenelle, riprovate, rifatelo da capo. Allora, per fare la maglia alta dobbiamo alzare il nostro lavoro. Nella maglia bassa avevamo di una catenella, nella maglia alta alziamo di 3 catenelle, quindi dobbiamo fare ulteriori 3 catenelle. 1, 2 e 3. Adesso dobbiamo andare a mettere il filo sull'uncinetto, puntare l'uncinetto in realtà nella quarta catenella, ossia, perché ne abbiamo fatte 3 di alzata, quindi sarebbe l'ultima, dopo l'ultima, quindi la quarta catenella puntiamo in questa maniera. Agganciamo il filo, lo facciamo scorrere nel punto in cui abbiamo puntato l'uncinetto, in questa maniera, e otteniamo 3 asole. Adesso ripuntiamo il filo sull'uncinetto, ossia gettiamo il filo. Come ho detto nei tutorial precedenti, significa gettare il filo, significa che il filo viene avvolto intorno all'uncinetto. Poi lo facciamo passare, lo facciamo scorrere tra le prime 2 asole e ne usciamo ottenendo 2 asole. Ripuntiamo il filo sull'uncinetto e chiudiamo. Questa è la maglia alta. Per semplicità di comprensione, vi scompongo questo punto in 3 step, così è più facile ricordarselo. Primo step, avvolgete il filo sull'uncinetto, perché diciamo che arrotolare il filo sull'uncinetto lo facciamo 3 volte. Allora, passiamo il filo sull'uncinetto, lo puntiamo nella catenella, riagganciamo il filo così e lo facciamo uscire ottenendo 3. Ripuntiamo il filo, secondo step, ripuntiamo il filo, lo rigettiamo nuovamente, lo facciamo scorrere nelle prime 2 asole, ripuntiamo il filo, sarebbe lo terzo step, e chiudiamo. Ripetiamo. Primo step,
gettiamo il filo sull'uncinetto, puntiamo nella catenella sottostante successiva, agganciamo il filo, facciamo scorrere il filo nel punto indicato ottenendo 3 asole. Rigettiamo il filo, secondo step, rigettiamo il filo e facciamo scorrere il filo nelle prime 2 asole, così. Terzo step, rigettiamo nuovamente il filo, lo facciamo scorrere e chiudiamo. Quindi primo step 1, 2 e 3. Se contate così, faccio vedere che vi trovate bene. 2, 1, scusate, questo è sempre l'1, poi 2 e 3. E così è più semplice ricordarlo. Primo step, puntate il filo, quindi gettate il filo sull'uncinetto, lo puntate, cioè introducete il filo nel punto, nella catenella sottostante, rigettate il filo, lo fate passare nelle prime 2 asole, terzo step, si chiude. 1, 2 e 3. Questa è la maglia alta. 1, 2 e 3. Contate così, 1. Così vi ricordate più semplice, 2 e 3. 1, 2 e 3. E così continuate fino alla fine del giro. Poi vi faccio vedere come girare il lavoro. Ecco qui il nostro primo giro di maglia alta. Adesso facciamo 2 catenelle, giriamo il lavoro e puntiamo il filo così. E continuate per tutto il giro. Questo poi lo andate a nascondere nella lavorazione del... nasconde nella lavorazione. Continuate così per tutto il giro. Praticamente dovete fare un quadrato, quindi 11 centimetri, e quindi dovete fare un numero di giri pari a 11 centimetri in modo da ottenere un quadrato. Ecco, ottenuto il nostro quadrato, adesso andiamo a fare un giro di maglia bassa intorno a tutto il quadrato in modo da uniformare le maglie di base prima di poter andare a fare il bordino. Queste abbiamo fatto qui 20 maglie, quindi dobbiamo fare qui altre 20 maglie, dobbiamo fare su questo lato 20 maglie basse. Se ne, voi avete fatto, avete, vi trovate qui, come ho detto, dovete fare un numero di maglie multiple di 4, avete fatto 16 maglie, dovete fare qui 16 maglie, se ne avete fatte 24 dovete fare qui 24. Allora iniziamo, fate 20, nel mio caso io farò 20 maglie basse per uniformare il mio lavoro. Ci vediamo all'angolo che vi faccio vedere come si gira. Ecco, arrivati nell'angolo, come vi ho fatto vedere per la maglia bassa, abbiamo fatto 19, puntiamo il filo dell'uncinetto, facciamo la 20ª maglia e all'interno della stessa maglia sottostante andiamo a fare altre 2 maglie basse in modo di che ci troviamo girato il lavoro.
Continuate così per tutta la lavorazione del nostro quadrato. Ricordatevi che negli angoli, quando si arriva nell'angolo, dovete fare 3 maglie basse nella stessa catenella, appunto sottostante, in modo da girare il lavoro e proseguire. Noi ci vediamo alla fine del giro, così vi farò vedere come cambiare il filo senza dover fare dei nodi. Ecco qui, finito il nostro quadrato, fatto il bordo di rifinitura, adesso andiamo a cambiare il filo e a fare il bordo. Come effettuiamo il cambio del filo? In questa maniera. Dobbiamo fare l'ultima maglia bassa. Quindi puntiamo l'uncinetto, quindi puntiamo il filo dell'uncinetto, in caso abbandoniamo il filo rosso, così. Abbandoniamo il filo rosso e anziché agganciare il filo rosso, agganciamo il filo, lo estraiamo in questa maniera e facciamo la maglia bassa come al solito, così, e otteniamo il cambio del filo. Questo filo in eccesso va tagliato e nascosto all'interno del nostro lavoro. Adesso proseguiamo col fare il bordo. Come facciamo a fare il bordo? Facciamo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, e andiamo a contare, a puntare il nostro uncinetto nella quarta maglia bassa. Quindi contate 1, 2, 3, e 4, puntate l'uncinetto così e fate una maglia bassa in questa maniera. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e puntate l'uncinetto. Per quello all'inizio del lavoro vi ho detto fate un tot di catenelle di circa 11 cm, ma multiple di 4, perché adesso ci servono in questo momento, perché dovete fare 5 catenelle puntate ogni 4 maglie sottostanti. Contate 4 maglie sottostanti, puntate l'uncinetto e fate una maglia bassa. 5 catenelle, contate 4 maglie basse sottostanti, puntate l'uncinetto e vi trovate e fate la maglia bassa. Arrivati nell'angolo, puntate l'uncinetto e fate normalmente una maglia bassa, così. Continuate così fino alla fine. Arrivati qui nell'angolo, chiudete con un punto bassissimo. Vi ricordo che il punto bassissimo consiste nel puntare l'uncinetto, agganciare il filo e tirare. Ora, facciamo all'interno dell'archetto 4 maglie basse, 2, questo è il filo di prima che devo sistemare, 3 e 4. Fate 3 catenelle, 1, 2 e 3 catenelle. Adesso andate a puntare l'uncinetto nella prima delle 3 catenelle eseguite, ossia così qui, puntate l'uncinetto e tirate il filo facendo una maglia bassissima. Abbiamo realizzato il cosiddetto picot o pippiolino. Il picot che cos'è? Sono una serie di catenelle chiuse in modo da formare un anellino, che di solito viene usato come finizione. Adesso andiamo a fare altre 4 maglie basse, 2, 3 e 4, ecco qui. Arrivati alla fine,
fatto il bordo per tutta la nostra presina, arriviamo qui alla fine. Adesso che cosa facciamo? Andiamo a chiudere, facciamo una maglia bassissima, così chiudiamo, cioè dopo aver fatto 4 maglie basse, il nostro picot o pippiolino, 4 maglie basse, chiudiamo nel cerchio con una maglia bassissima. Adesso andiamo a fare 10 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 catenelle che chiudiamo sempre con una maglia bassissima. Chiudiamo nell'altro archetto in questa maniera. Ok, adesso voltiamo il nostro lavoro e andiamo a lavorare all'interno del nostro cappietto 20 maglie basse. Ecco qui, terminata la nostra presina. Carina, vero? Spero che il video vi sia piaciuto, che per ogni domanda non esitate a contattarmi scrivendo le vostre richieste nei commenti. Vi ringrazio per aver guardato il video e iscrivetevi al mio canale per essere aggiornati sempre sui nuovi tutorial.